Realtà distopica di Anna Barbati della 4C del Liceo Artistico Filippo Palizzi di Lanciano. Poesia muta di Laura Flocco della 3A del Liceo Artistico Nicola da Guardia Grele di Chieti e Senza titolo in bianco e nero di Davide Rapagnetta della 5F del Liceo Artistico Misticoni Bellisario di Pescara. Sono queste le tre opere vincitrici della prima edizione del premio Silvano Forlano organizzato dall'Abruzzese Salute, la mutua della BCC di Cappelle sul Tavo. Il concorso ha coinvolto più di 100 studenti dei licei artistici di Pescara, Chieti e Lanciano, che all'Aurum di Pescara hanno esposto le loro opere realizzate per il premio dedicato al manager e artista Silvano Forlano, scomparso prematuramente all'età di 62 anni. Michele Samuele Borgia, presidente della BCC di Cappelle sul Tavo e di Mutua Abruzzese Salute. Questo è un premio che nasce nell'ottica dei valori che Silvano Forlano ha sempre portato avanti nella sua esperienza professionale e di artista, quelli della competizione, della sana competizione e del bello, il culto del bello. Quindi questi valori abbiamo sentito l'esigenza di portarli avanti con un'iniziativa che coinvolgesse i giovani artisti, gli artisti in erba degli istituti d'arte di Pescara, Chieti e Lanciano, con la prospettiva di andare su scala regionale negli anni prossimi e poi su scala nazionale, proprio per creare un banco di prova attraverso il quale i giovani potessero dimostrare di essere in condizioni di esprimere il bello che portavano dentro di sé e di farlo in maniera competitiva. Ho trovato giovani molto motivati e con docenti altrettanto entusiasti del lavoro che fanno. Tutto questo non può che essere un valore fortissimo per questioni di natura sociale e quindi tutto quello che noi potremo fare per sorreggere, per aiutare i giovani che hanno un potenziale artistico nella loro carriera, ovviamente ricordandoci che comunque siamo una piccola banca, una piccola realtà mutualistica, lo faremo con grande determinazione. Teresa Forlano, un premio in memoria appunto di Silvano Forlano, suo marito. Un grande onore e poi devo ringraziare proprio il professor Borgia per questo, perché oltre all'amicizia si va proprio oltre e quindi al Silvano piaceva l'arte, piaceva vivere. Ha sempre amato tutto, tutto della vita. Lui sicuramente sarà felice. Sarà proprio felice di questo giorno. Professore Albano Paolinelli, direttore artistico del premio Forlano, com'è stato coordinare appunto gli studenti? Abbiamo dato delle indicazioni che sono quelle poi messe su un bando di concorso. Non è una competizione tra le scuole, ma è uno spaccato delle scuole, cioè vedere come queste scuole rispondono alla didattica, e devo dire che è stato un grosso risultato, perché abbiamo questi tre licei artistici nella zona, Lanciano, Chieti, Pescara, che lavorano veramente con grande competenza, ne ero convinto, ma comunque abbiamo avuto proprio la riprova. E nel premio Forlano, ecco appunto questo amministratore, quindi a memoria di questo personaggio, quindi la banca ha messo a disposizione questo premio. Siccome era un appassionato d'arte, quindi hanno scelto proprio ad hoc i licei artistici proprio per questo motivo.